Salve a tutti ragazzi, sono qui in questo test mod di due Zondir 8430T, versione cingolata. Ovviamente questo test mod qua saranno sempre da solo, dato che mi sentono da fare, quindi non posso dirgli di darmi una mano, ma per ora mi arrangio io e poi vedremo di trovare un modo per tornare insieme a fare qualche bel video, magari più avanti qua vi diano a vedere quando hanno tempo e tutto quanto. Come ho sempre detto, ci sono problemi vari, problemi con... Io ho problemi, loro hanno problemi da sistemare, quindi non sempre si può fare quello che si vuole. Questo lo dico sempre, lo dirò sempre in ogni video, così almeno se la gente ascolta saprà il motivo. Cosa che noto che purtroppo la gente non ascolta il video e poi fa una figura di merda. Vabbè, tralasciando questo, sono qui a presentarvi questi due John Deere, versione americana. Come potete notare, si nota per il fatto che ha le frecce qua arancioni e il indicatore di ruota gemellate, mentre l'altro, il suo compagno europeo, è qui che si ingruppa l'aratro. Perché il nostro caro operaio di farmi 2015 non ha idea che questo mezzo qui è cingolato, quindi non ha le ruote che stanno davanti, quindi ha un ridotto raggio di strazzata, quindi deficiente. Inutile che ti distruggi, che mi distruggi il trattore se non sei buono di usare questo mezzo qua. Spero che Farming Simulator 2017 abbia operai proprio intelligenti, dato che ci sarà anche un bel Challenger M700E. Poi vedrò di fare un bel video dove spiegherò magari qualche piccola informazione, qualche news. Tanto vedo che stanno iniziando ad arrivare delle notizie, quindi mi preparo anch'io. E vabbè, passiamo al test mode di questo bel bestione. Disponibile con salvatore anteriore o senza. Potenza sono 335 cavalli, quindi penso sia stato preso da un John Deere 8530, poi modificato in 8430T. 335 cavalli c'è scritto, quindi boh. Questo qua vedete è disponibile in versione senza o con sollevatore anteriore, versione americana. Sono due link distinti che vi metterò in descrizione. Poi perché io ho altri mod, John Deere, altre cose, vado a presentare anche quelle magari, tanto per avere anche test mode in più. Come vedete, un 8530, quello di Prince Sottile, è stato modificato un po'. Avete un sbordello di roba. Partiamo subito, vabbè, l'indoor sound. Sentite. Sente nulla. Sì, notate subito che è un John Deere modificato, dal fatto che magari la parte qua dei cingoli non sono proprio fatti originali come quello vero. Infatti, se voi prendete le foto originali e guardate questo qua, notate che ci sono delle differenze, ma comunque per il resto devo dire che non è male. Anzi, devo dire che almeno hanno fatto qualcosa di fatto bene, più o meno. Sarebbe un bel challenger, ma purtroppo vedo che non c'è in giro, ma vabbè. Allora, tasti 7, soliti tasti, qua avete la zavorra, il tasto 9. Potete mettere la zavorra qui sotto per dare più peso al mezzo, sull'anteriore, dato che gli attrezzi sono sul posteriore, quindi il mezzo qua piantato più dietro che davanti, quindi mettete la zavorra con il tasto numpad 9, tastellino 9, soliti fari eccetera eccetera, frecce varie eccetera, solite robe, insomma niente di nuovo. Vabbè, lì 5 avete, vabbè, qua c'è la freccia, cazzo, indoor sound, potete che le porte semplicemente con la spaziatrice, col mouse potete alzare e abbassare il volante, open HUD, aprite il cofano come sull'8530, close front arm, salvatore potete aprire e chiudere. Poi avete il solito, qua c'è warning sign, segnali che indicano se mai usate doppie gomme, doppi pneumatici. Guardate, il motore è fatto molto molto bene, ovviamente modella di Turbo Squid, da quello che mi ricordo dell'8530, come ho detto è stato preso da là, quindi praticamente è quello, però notate il dettaglio, cioè praticamente sono modelli 3D. E devo dire che è fatto molto bene. Complimenti a chi l'ha fatto questo modello qua, devo dire che è molto bello, cioè niente da dire, veramente non so neanche che cazzo dire, cioè semplicemente è bello, punto, non c'è niente altro da dire, niente da invidiare a nessuno, tipo a livello di ago, ecco, fatto bene. Vabbè, poi avete lo sterzo qua, non è magari una semplicissima moda, è stata convertita, ma non che è sistemato, vedete, infatti gira, il cingolo gira, vedete, giro su me stesso, non giro come altri mezzi, cosa che il nostro operaio, come ho detto prima, non sa, quindi
si ingruppa la rattra ogni volta, mi tocca sempre starla a disgrupparlo. Da notate il sollevatore anteriore e scusate il posteriore, tac. Si sì, c'è un po' che, cioè, mi si disfa un po' il sollevatore, ma chi se ne frega. È violento quando attacca gli attrezzi. Boh, mettiamo a lavorare lui e mentre andiamo dal fratellino qua, nel fratello versione americana. Che praticamente questo qui, l'unica cosa diversa che ha sono questi qua. Allora, vediamo, qualcosa di diverso? No. Solite robe, soliti fari qua e là, vedete. Fate anche bene i fari, xeno proprio. Questo qua che è di diverso. Il tasto 4 mi dice side work light. Perché se io faccio così, cioè, anzi, giusto, posso avere anche l'attacco per attrezzi trainati del tipo seminatrici e altre cose, tipo l'orsi. Oppure avere anche le luci supplementari. Dove ho notato, vabbè, i fari, tutto quanto, beh, fatto bene. Vedete anche le luci interne in cabina, così non dovete stare diventare deficienti per capire dove stuccare. La cosa che mi piace di John Deere è che non hanno il monitor qua davanti con tutte quante le velocità e roba del genere. Preferisco di più, ma sì, Fender, scusate, ma è parere mio. Poi voi siete liberi di pensare ad altro. Luci supplementari, vedete. Un sacco di roba in più. Questo qua è il gancio, come detto prima, per le seminatrici trainate, attrezzi trainati. E frecce, vedete. Metto prima non le frecce arancioni. Fareti supplementari, vabbè, solito IC qua e là, il cofano e segnali qua. Qui se l'ha lento, infatti come vedete mi interessa già sporco, mentre questo qui è praticamente nuovo, quindi ci vorrà un po' per sporcarlo. Notate anche il joystick qua, vedete, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Adesso lo spacco, la leva, tac, fa tutto. Nota che l'omino, no, non mi ha dato un cazzo perché l'omino non fa nulla. La levetta si muove, vedete? Praticamente trapassa l'omino. Beh, comunque ragazzi, come sempre link in descrizione, link in descrizione, la descrizione dove si trova tutte le informazioni del video, tipo data di pubblicazione, informazioni in più, eccetera eccetera. Quindi gentilmente, prima di chiedere dove la trovo questa mod, chiedete, anzi leggetevi direttamente la descrizione, così fate prima, evitate di fare domande che non hanno alcuna bisogno, non hanno alcun bisogno di rispondere, ma semplicemente basta guardare la descrizione, trovate tutto quello che volete, basta solo cercare. Ah sì, giusto, qua aggiungo che pacca di zavorra, che c'era anche sull'altro. Sì, qua i cingoli non sono 3D ma sono foto, guardate là, ma comunque dai, il resto non è male, fatto bene. E una sistematina, ho solo modificato un po', ho cambiato qualche pezzo e aperto. Boh, se vi interessa, il link in descrizione, ancora una volta, link in descrizione, cioè la parte solo del video, quindi mi raccomando, leggete quella, leggete tutto. Se avete domande, chiedete pure, sono qua a disposizione vostra per rispondere. Buon dopo questo video, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!